Ciao a tutti amici degli Avariati. Ciao. Oggi ci dedichiamo alla nazionale. Abbiamo preso spunto da queste prestazioni fantastiche di Chiesa e Zaniolo, soprattutto. Un Chiesa che ha un'esplosività fisica abbinata ad una tecnica impressionante, doppietta a Verona, aveva fatto una doppietta a Torino in Coppa Italia. Sta crescendo piano piano e sembra possa mantenere le tante aspettative che ci sono su di lui. Zaniolo, impressionante, 19 anni e 7 mesi, gioca con la tranquillità del veterano. Però vogliamo bassi, non esageriamo con... Vogliamo bassi, però attenzione, vedere uno del genere a 19 anni e 7 mesi, e andate a vedere il nostro meme che abbiamo fatto sulle statistiche di Zaniolo rispetto ad altri campioni, campionissimi del passato come Totti, Baggio e Del Piero. Questi giocatori all'età di Zaniolo non è che avessero fatto molto di più, eh? Anzi, siamo lì, 6 gol contro 2 gol, 5 gol. Zaniolo c'era chi era stato infortunato e come quindi Baggio, comunque, esatto. Quindi diciamo che sono interessanti come... Però diciamo che a come... questa età trovare uno che giochi con questa... anche con questa grinta, non molla questa cattiveria mai. Anche perché comunque è vedere dei ragazzi che hanno quella cattiveria, quella fame, esatto, non è facile. È fisicamente prestante, 1,90, tecnica sopraffina, anche intelligenza calcistica, perché i due assist che fa in Atalanta-Roma, uno di petto, non sono banali. L'altro comunque con calma ha gestito il contropiede, ha visto Esciarawi dall'altra parte solo soletto. Da questo abbiamo preso spunto. L'amico qua a fianco, esatto, ha buttato giù una formazione per Euro 2020 in prospettiva. Vediamo un po' se vediamo che ha tirato. Se sei d'accordo da questa mia formazione. Allora, in porta Donnarumma, che comunque sì, dai, è il portiere che dà più garanzie in questo momento. Ci siamo. Sembra tornato il vecchio Donnarumma. Sembra in ripresa, è vero. Meglio. Florenzi, terzino destro. Ci siamo, però attenzione a Conti che l'ho visto bene in ripresa, speriamo si possa lasciare alle spalle tutti gli infortuni, perché corre coerente come un cavallo, fa tanti assist, sì, è sì, un bel prospetto, sì, speriamo possa tornare, sì, bene. Centrale comunque la garanzia di Bonucci, Chiellini penso che non ce la dia nessuno proprio. Sì, perché quelli che stanno dietro, i vari Caldara sempre infortunato, Romagnoli altalenante, Bonucci, Chiellini, vai, d'accordo. Terzino sinistro Crescito. Perché comunque sì, è una garanzia proprio per la penuria di terzini che abbiamo. Io spero in Emerson Palmieri, perché prima dell'infortunio grave al ginocchio era veramente, dopo Alessandro, il miglior terzino del campionato. Quindi se tornasse quello di prima sarebbe un'ottima cosa. Poi ho pensato a due intermedi di centrocampo, Verratti e Barella. Uno Barella, che magari uno costruisce, esatto, che... uno che rompe un po'. Sì. Allora, Verratti sì, penso che come regista possiamo affidarci a lui, da vedere Tonali. Anche se bisogna riconoscere che nei grandi appuntamenti Verratti ha un po' lasciato a desiderare, vero, non solo con la nazionale ma anche col Paris Saint-Germain. No, anche col Paris Saint-Germain comunque altalena molto, però ha la tecnica per poter fare quel ruolo al meglio. Da vedere Tonali, questo gioiello del Brescia, che sembra veramente molto molto bravo in cabina di regia. Aspettiamolo con calma. Assomiglia a Pirlo, dicono molti. Dicono non solo a livello, non solo a livello esterno, anche se lui dice di ispirarsi a Gattuso. Sì, è un po' diverso, però molto diverso. E... Barella, allora, a me non piace proprio. Barella secondo me corre tanto, ma forse è il giocatore più falloso dell'universo, credo. Sempre ammonito, pochi gol nei piedi. A me non piace proprio, cioè, in questo caso ti direi, se lo dici te, però fondamentalmente ti dico due, lo dico io, sì. Sì. Barella comunque è detto da Mancini stato lo considera come il nuovo Tardelli, e non è da poco, cioè insomma comunque sì, è una bella consacrazione, sì, detto da Mancini. Tanti allenatori, però io ricordo certe ho capito, però comunque certi elogi di allenatori a giocatori improponibili, ok, però a livello anche più grandi, Barella c'ha un'energia, c'ha una, sì, una, sì, no, qualcosa. Sicuramente è un buon giocatore, attenzione, non è scarso. Però secondo me, vedo ad esempio in quel ruolo meglio, non so, Lorenzo Pellegrini, che ha questo dinamismo quasi esasperato, abbina anche una qualità migliore rispetto a Barella. Quindi secondo me o magari insieme, o magari un Pellegrini, Verratti, Barella potrebbe essere un centrocampo ben assortito. Poi chi hai scelto? Poi ho scelto Chiesa. Ok. Che penso ti trova senza dubbio.
Zaniolo, senza puntario, dubbio, e Bernardeschi, che per quanto, guarda, mi riguarda, penso sia il più forte. Sono contenti. Questo no, non sono troppo d'accordo, è bravo. Però se lo dico io. Però se lo dici te. Guarda, sono d'accordissimo, perché mi hai tolto quei cancri di... Cancri ovviamente in senso calcistico. Sportivo. Sportivi ovviamente. Di Candreva, che abbiamo dovuto sopportare anni di Candreva. Beh, quello l'hanno tolto anche all'Inter, quindi sì, comunque... Hanno capito. Insigne, elogiato da tutti, ma veramente basta con Insigne anche. Sempre questi Insigne. Pare che se non giocava lui con la Svezia... Basta, cioè. Infatti ha giocato e siamo stati... No, basta, veramente Insigne nei grandi appuntamenti l'abbiamo visto, dai. Basta. Ok, e punta centrale, ecco, in questo momento non posso non mettere Fabio Quagliarella. Sì, adesso, però nel 2020 ci avrà 30, quasi 30 Intanto anni. Però tocca qualificarci, 23 marzo Italia-Finlandia. E comunque dobbiamo assolutamente qualificarci, non possiamo permettere. E chi meglio di Quagliarella? Vabbè, serve, in questo momento serve Quagliarella. Mettiamo uno che è buono adesso e sarà buono nel 2020. Ma ci sono grosse certezze così solide? Cioè non... No, però secondo me la Finlandia la puoi battere con Immobile centravanti. Immobile, allora Candreva e Insigne, che comunque sono stati, insomma, beh, abbiamo delle alternative per fortuna, come okay, Chiesa, come Zaniolo, come Bernardeschi. Quagliarella, per carità, ce l'ho pure a uno dei sette fantacalci che faccio. Però insomma c'ha 36 anni adesso, l'anno prossimo 37 anni e mezzo. Però non si può far finta di nulla per quello che sta facendo. No, cioè, sicuramente, ma super... lo puoi portare, sicuramente lo puoi convocare, però mettiamo uno che ma adesso devi battere il ferro quando è caldo, e sinceramente affrontiamo Finlandia e Liechtenstein le prime due partite, mi auguro. Allora che... Balotelli, mettiamo Balotelli, comunque già insomma cacciato via da tutti, pure Balotelli. Ma Balotelli comunque in nazionale ci ha portato a una finale degli europei, ce lo ricordiamo, avanti Cristo, no, nel 2012 lo so, però comunque passato di tempo, passato molto, ma comunque per un calciatore che lui mi pare sia del 90, 80, 91, forse 91. 90, 91. Beh, comunque stiamo parlando di un giocatore che sta in pieno della sua carriera. Sì, però penso che ci ha già dato molto, ci ha già dimostrato molto delle sue non qualità caratteriali, di continuità. Quindi secondo me basta con Balotelli, dai. Vabbè, se lo dici te? Lo dico io, che io devo dire, certo. Questo è... Però per me questa formazione, mettiamo la Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Criscito, Verratti, Barella, Chiesa, Zaniolo, Bernardeschi con punta centrale, tu dici Immobile, io dico Quagliarella. Se lo dici questa te. È la formazione che vorremmo vedere, o che vorresti vedere. Vorresti vedere. E il 23 marzo con la Finlandia. È il nostro sogno. È il tuo sogno, perché l'hai fatta te a squadra. Bene, dai. Comunque ragazzi, approfondimento sulla nazionale. Commentate, fateci sapere che ne pensate. Soprattutto questo, e soprattutto seguiteci. Chi vorreste al posto di quelli che abbiamo nominato? Magari tanti altri, possibile. Fatecelo sapere. Commentate il video, mettete mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Vedete tutti gli altri video, soprattutto quelli con Shari Martin, divertentissimi, con l'imitazione di Carlo Verdone, bellissimi. Vi ammazzate. E dateci anche dei consigli. Insomma. Dateci dei consigli, fateci sapere che ne pensate. Facebook, Instagram, seguiteci dappertutto. Non sotto casa, perché non serve. Non abbiamo bisogno. Al momento non c'è necessità. Ciao ragazzi. Ciao.